La storia d'amore di Paolo e Francesca dal canto della Divina Commedia, raccontata da Caronte in compagnia di pupazzi, marionette e musicisti che partecipano attivamente alla rappresentazione. Una storia vincente rivolta ad un pubblico eterogeneo di bambini e adulti senza limiti di età. A metterlo in scena il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e il Gran Teatrino. A 700 anni dalla morte di Dante, portare in scena uno dei canti più noti della Divina Commedia ha lo scopo di divulgare in maniera originale, con la presenza del Gran Teatrino Casa di Pulcinella, l'episodio avvincente dell'inferno dantesco. Estendendo i propri orizzonti a figure caratterizzanti il territorio barese, il contributo della collaborazione del Gran Teatrino Casa di Pulcinella, teatro di figura con le sue marionette e burattini, consente agli studenti del Conservatorio Piccinni di vivere un'esperienza che, al di là dell'esecuzione musicale, prevede il coinvolgimento anche nella recitazione. Continua questa avventura di collaborazione tra le forze musicali del Conservatorio di Bari, un'avventura iniziata coraggiosamente dalla carissima collega e amica Cristina Caldarola, a cui io mi sono affiancato ovviamente con molto piacere, per vedere, verificare quanto si possa collaborare tra le forze musicali e le forze teatrali, in questo caso il mondo meraviglioso dei burattini, del teatrino, delle marionette. L'interazione tra il Conservatorio e il Gran Teatrino di Pulcinella appunto è dedicato alla diffusione, alla divulgazione di temi importanti della cultura in un linguaggio adatto ai bambini che appunto sono i fruitori, gli spettatori di questi spettacoli.